sport, cultura, turismo per tutti, vogliamo dire che si tratta di un format innovativo per il territorio lombardo che mette a sistema la preparazione e la promozione delle attività, degli eventi e delle iniziative di sport, turismo, cultura finalizzato a trasformare il territorio lombardo in un polo di attrazione per i residenti e per quelli di altre regioni e per i 21 milioni stimati di visitatori che arriveranno dal resto del mondo per Expo 2015. Il progetto consiste in una serie di attività di entertainment all'insegna della ricerca di nuovi stili di vita, un valido strumento per diffondere, d'intesa con i partner e con gli enti locali, i valori educativi, formativi e culturali dello sport, ad esempio attraverso l'universale linguaggio dell'immagine sportiva per trasformare in realtà quell'energia per la vita che costituisce uno dei temi fondamentali di Expo 2015. Ogni evento, oltre alla interattività dei suoi aderenti, diventerà anche un'occasione di messa in rete, di incontro e confronto tra le diverse generazioni, comprendendo anche le tematiche della cultura, dell'educazione, dell'ambiente, dell'alimentazione, della famiglia, del Made in Italy, coinvolgendo i cittadini lombardi e in particolar modo i giovani. Il programma raccoglie, anche in sintonia con le tematiche di Expo, gli eventi di particolare rilevanza e impatto sul territorio, con il diretto coinvolgimento di 53 soggetti coinvolti. Vedete alle mie spalle chi sono i soggetti che sono coinvolti, sono enti e soggetti locali, pubblici, associativi e privati, largamente rappresentativi del territorio, molti dei quali sono presenti e che ringrazio. Abbiamo cominciato nel 2008, che era il 5 febbraio, forse Expo sembrava lontanissima, Expo ormai è vicinissima, e in questo abbiamo nel frattempo coinvolto il Comitato Internazionale Olimpico, che ci ha dato il patrocinio e il sostegno, i tavoli tematici di Expo e tutto quello che abbiamo potuto coinvolgere, abbiamo coinvolto, adesso si parte. Oggi si chiudeva il bando di Regione Lombardia per la prima fase e abbiamo sempre operato con realizzare un contenitore, io lo chiamo un contenitore interattivo di emozioni e di servizi. Sono 340 gli eventi. Il grado di unicità internazionale di Export lo pone come un soggetto in grado di realizzare un programma di interventi concreti per coinvolgere, abbiamo detto prima, i visitatori e gli abitanti della regione attraverso il mondo dello sport, della comunicazione e della cultura in sintonia con la Regione Lombardia e le Camere di Commercio. Il Comitato ha lavorato il progetto attraverso il braccio operativo che è la FIS, Federazione Internazionale Cinema e Televisione Sportive, con 113 nazioni affiliate che voi vedete alle mie spalle, ed è l'unica federazione internazionale riconosciuta dal CIO con sede in Lombardia. Io la presiedo da qualche anno. L'azione che caratterizza tutte le attività di export è la gratuità. Saranno messi a disposizione dei territori, dei residenti, con politiche di attrattività che possono percepire le esigenze del visitatore e migliorare la qualità della vita dei cittadini lombardi. I numeri del progetto, abbiamo detto 113 paesi aderenti, 53 organizzazioni locali, soggetti pubblici e privati, 340 eventi, 5 eventi internazionali, 15 mostre, 1500 proiezioni, 28 meeting e workshop, 50 premiazioni di star internazionali, i visitatori, i studenti, 50.000 studenti delle 300 scuole. Ogni settimana partirà una newsletter, non meno inviti 62.000 nomi, 10 conferenze stampa, questa è la prima, 5.312 piattaforme multimediali. Su questo tema ci ritornerò perché sarà una delle novità degli strumenti di questa iniziativa, e 12 patrocini internazionali. Voi avete visto, ho già dato i numeri, quindi state tranquilli che non li darò più avanti, di ciascuno dei numeri ogni tanto, sì. Queste sono le aree, le bellezze che noi vogliamo coinvolgere, cioè vale dire tutta la Lombardia. Andare avanti.
i 53 soggetti coinvolti, adesso li vediamo uno per uno. Se non vi annoiate, vi leggo i comuni. Il comune di Brescia, di Bresso, di Corvetta, di Crema, di Melegnano, di Paullo, Peschiera Borromeo, di Pier Emanuele, di Piottello, di Ponte di Legno, di Rivarolo del Re, San Vittorio Roma, Santo Stefano Ticino, Vanzago, e ci sono altri comuni che hanno aderito in queste ore e quindi non abbiamo potuto ancora inserirli nell'elenco che abbiamo presentato a Giovanni Badini. I soggetti, le federazioni, le associazioni, i circoli, le società, molti di voi sono qui presenti, dall'Absolute Free Editore, dall'AICS Provinciale con 101 circoli affiliati, all'Associazione Atleti del Tour Olimpici d'Italia, all'Archeo Park di Brescia, alla Compagnia di Danza 301, al Petit Spas, alla Reale del Sole, al Festival Internazionale del Cinema d'Arte, l'Associazione Punto Zero, CIRMA, Tedaro, la Federazione Brinci, la Federazione TAMA, FEORA, Genial Company, International 3 on 3 Basketball, Milano Sportiva, Quanta Sport Village, Cicla Coaro, Società Scacchistica Milanese, Sport Recesis, Unione Veterani Sportivi, Varese, Comitato per 6 circoli affiliati, Venus, Fitness, eccetera. Poi abbiamo le università, l'Unicopera Statale, la Cattolica, la Direzione Scolastica Regionale, l'Ufficio Scolastico Regionale Milano, Monza e Pavia, 100 scuole primarie che hanno aderito, 100 scuole secondarie di primo grado. Il supporto dell'esercito, come non è mai mancato queste iniziative, anche stavolta ha dato la propria adesione, la propria disponibilità, e ringrazio il Colonnello Tribunale che è qui con noi stasera a rappresentare il corpo della base. I destinatari, chi sono i destinatari? Teoricamente sono i 9,3 milioni di persone residenti in Lombardia, 21 milioni di visitatori dall'Italia e dall'estero. In questo progetto punto aperto ai residenti e ai visitatori, ci sono i turisti, i bambini, i giovani, le famiglie, i nonni, i disabili, e queste sono le cinque direttrici del progetto. Sport e turismo attivo, abbiamo chiamato export senza età, io penso al mio futuro, quindi metto nella prima categoria. Arte, cultura e spettacolo, export and entertainment. Salute e benessere, export della vita. Alimentazione e natura, export a tavola. Educazione e formazione, export per la scuola. Questo è un modo moderno per presentare alcuni titoli delle iniziative che hanno aderito, perché per ciascuna di queste c'è una scheda, e adesso se andiamo avanti e vediamo così velocemente divise per le aree e i titoli, ad ogni titolo corrisponde una scheda, una località, una data, le vedremo poi alla fine, cui dobbiamo renderci conto. Sport e turismo attivo, arte, cultura e spettacolo, come vedete si va dal Pali Sagre Folklore al Bel Gioioso Festival, oppure alla cultura locale, cultura del mondo, come avete visto quel piccolo assaggio che abbiamo fatto all'inizio. Poi abbiamo alimentazione e natura, e qui parliamo del verde, parliamo di tutto quello che è la parte, i parchi, il verde della nostra regione. Salute e benessere, e per cui abbiamo proprio delle iniziative legate non solo all'alimentazione come cibo e legalità, o il progetto salute, o il cibo della mente, o l'alimentazione giovani sport, eccetera. E l'educazione e formazione, come avete visto, noi insistiamo molto sui giovani, sulle scuole, sui ragazzi, attraverso un'iniziativa che si chiama 5 cerchi per export, la ricerca, il premio della cittadinanza europea, oppure visite guidate per le scuole, nelle scuole, con le scuole. Gli strumenti, quali saranno gli strumenti con i quali portiamo avanti questo tipo di discorso? In collaborazione con l'Università Milano Bicocca, con il Master in Sport Management Marketing Sociology, realizzeremo, è in fase di realizzazione, perché si sta concludendo la ricerca, sarà presentata il 14 di novembre, il portale internazionale dell'immagine sportiva Export con 5.312 siti, il quale è al servizio della cultura e dello sport per quelle che riguarda
50 discipline sportive, stiamo analizzando dei collegamenti per trovare anche la possibilità di renderlo attivo continuamente con le notizie che possono pervenire da parte di chi pratica, di chi ama lo sport, e inserirle in questo contesto. E ne parleremo in quel giorno all'Arena, all'Università Bicocca, in occasione della presentazione. Sarà una cosa, la prima volta che si mettono insieme 5.312 siti web collegati tra loro. Quindi un portale free, insistiamo in momenti di crisi a parlare di cose gratis, forse siamo fuori moda, al servizio dei cittadini e dei visitatori. Per coloro che sono partner, possono dire, parlo dei comuni, parlo delle organizzazioni che avete visto prima, al di là dell'utilizzo del logo, l'inserimento in questo cartellone di eventi per Expo, quindi tutto quello che riguarda la visibilità, che riguarda la promozione, che riguarda il sito web, le applicazioni, noi abbiamo in studio diverse applicazioni direttamente per utilizzare direttamente con i tablet, con i telefonini e quant'altro, ai social network, eccetera. La comunicazione con l'informazione settimanale in questo periodo e poi diventerà quotidiana in occasione degli eventi più importanti, e una serie di altre opportunità di comunicazione che non sto qui a elencare, tant'è che per questo ci sono queste articolate opportunità, stanno destando interesse da parte di aziende, enti e organizzazioni, e credo che forse chi può essere interessato può richiedere il piano delle opportunità di comunicazione. Per esempio, le immagini che avete visto all'inizio, che è uno dei partner di questa iniziativa, un leader cinese nel settore dell'elettronica, Changchong Electric, che ci sosterrà per tutto quello che sarà il discorso delle immagini al centro, in periferia, nelle varie 80 sedi che noi abbiamo intenzione di realizzare. Tutto come avviene, le quattro fasi del progetto, diceva prima il sottosegretario Fabrizio Sala, siamo sulla linea di partenza, perché la prima fase è ottobre 2014, quindi tra pochi giorni, dicembre 2014. Si chiama, noi l'abbiamo chiamata Export Promotion, Road Tour per Export, 40 eventi. Cosa faremo in questo periodo? Promuoveremo a livello di territorio locale, a livello di territorio nazionale, a livello di territorio internazionale, il progetto, i contenuti del progetto. Contemporaneamente noi avremo a Milano nella prima settimana di dicembre una serie di ospiti, saranno circa 200, che arriveranno da tutti i paesi del mondo, che noi porteremo a visitare la Lombardia, a venire in giro per la Lombardia, e sarà il momento di far conoscere, quindi diventeranno a loro volta dei promotori di questa iniziativa. La seconda fase è quella di gennaio, poi ne analizzeremo insieme, quella di gennaio-aprile, 5 cerchi per l'esport, qui puntiamo sui giovani, il potere dell'educazione dei giovani, il 140 eventi, la terza fase è la fase sovrapposta a Expo, quindi Export è per tutti in Lombardia, calcio tro sport è il sottotitolo, 100 sono gli eventi. Ricordiamo che questi numeri possono essere aumentati in base alle adesioni che potranno man mano pervenire, e la parte finale, c'è una parte finale dall'1-18 ottobre con il campionato mondiale della televisione, della comunicazione, del cinema sportivo a Milano, nella Lombardia, in cui noi avremo la possibilità di dedicare ogni giornata a uno dei paesi dei 18 festival che fanno parte della nostra categoria. Il lavoro che loro svolgono è un lavoro importante. Dovete capire che queste persone che sono qui stasera hanno un lavoro, sono arrivati qui di corsa, magari ovviamente presentiamo, non erano pronti, non hanno approvato nulla, e quindi l'applauso è dopo per te e per loro. Grazie. Tutti per la foto.
Sì, mangi per tutti. Voto di fuoco. Come direbbe il maestro Di Ballo, sono tutti che l'ultimo bagno. Devi spostate un po', per favore, voi, di qua, grazie. Spostatevi di qua, ecco che arrivano tutti. Anche a Messico, eccole. Viviamo qua in Italia, a Milano, e cerchiamo di far conoscere il nostro folklore, la nostra musica, la nostra allegria, e spero che vi piaccia quando ci sarà la Expo. E siamo veramente molto, molto contenti di esserci.